Il nuovo Pierantonio riparte con l'obiettivo di tornare nella Serie A regionale senza troppi proclami, ma con la voglia di fare le cose per bene in un campionato come quello di prima categoria. Un Pierantonio nuovo perché nella dirigenza ci sono tanti giovani pronti a fare qualcosa per il paese, con la presenza importante della famiglia Fumanti, il patron Giuseppe, i figli Luca e Filippo attivi in prima linea. Con loro, l'ormai storico a dispetto dei 32 anni presidente Filippo Maggesi, il vicepresidente Claudio Maggesi e tanti altri dirigenti del posto come il DS Mario Marcucci, l'accompagnatore Rinaldo Magnamacco e il segretario Giovanni Fiorucci, gente appunto di Pierantonio per un nuovo corso che nulla ha a che vedere con il passato. E si parte dalla conferma del gruppo che ha centrato i playoff nella stagione appena conclusa, con i vari Cecchetti, Tempobuono, Dini, Fiorucci, Rampacci, Arcipreti, Polidori, Nivocazzi, Camara e Berradi che vestiranno la maglia bianca-azzurra anche nella prossima stagione, e alcuni arrivi roboanti dall'eccellenza: Marco Marri in attacco, Marco Fanini in mediana, Fabrizio Sinisi sulla tre quarti, Fabio Ragnacci e Luca Lazzarini in difesa e Omar Marconi tra i pali. I primi cinque prelevati direttamente dal Ponte Valle Ceppi in eccellenza, Marconi fresco di promozione in eccellenza tra i pali della Trasimeno. E non finisce qui, perché nella lista dei nuovi arrivi ci sono anche gli attaccanti Luca Bragetti, prelevato dal Pianello, e l'ex Tiberis Andrea Ciribilli nell'ultima stagione al Ponte Villa, il difensore Andrea Minelli, ex FC Castello, il centrocampista Giacomo Pannacci dall'Agape e il portiere Samuele Ventanni, arrivato dal Val di Pierle. Giocatori di categoria superiore, come detto, conosciuti da tutti, o quasi. Li conosci? Lo sai chi sono? Sicuro? Sembra il Ponte Valle Ceppi, in realtà è il nuovo Pierantonio. Chi ha voluto il trasferimento in massa dell'intera squadra o quasi è Fabio Ragnacci, giusto Fabio? Sì, esattamente. L'ho voluto portare tutti con me. Perché l'obiettivo è fare bene, sperando di arrivare alla vittoria finale. No, diciamo la verità, chi ha voluto il trasferimento è Fabrizio Sinisi, che arriverà al campo in bici, giusto? Giusto, è vicino, quindi no, a parte scherzo, sono tanto contento che siamo qua tutti insieme, anche perché sinceramente Marco, Omar, Ragno, Alfano, tutti, oltre che grandi giocatori, tutti grandissimi ragazzi. Senti, che ci fa Marco Fanini? Che ci fa tutta questa gente in prima categoria? Ormai con l'età che avanza bisogna adeguarci, no? Gli impegni sono aumentati e proviamo a far bene su questa società, penso, gloriosa da tempo, che c'ha voglia di ripartire. E niente, c'è ottimismo e vediamo quando inizieremo, se saranno figuracce oppure rose e fiori come si spera. C'è chi dice che Marco Marri scenderà in campo con l'occhiale in testa come Marco Fanini. No, sicuramente quello no, però è un progetto ambizioso, abbiamo deciso di sposare questa causa perché la società è una società solida che ha progettato e ha un programma preciso e quindi abbiamo deciso di sposarlo tutti insieme per cercare di fare un grandissimo campionato. E allora parliamo di cose serie perché l'unico invece ex Ponte Valle Ceppi che vince ancora campionati chi è? Fabio? No. Fresco di promozione in eccellenza con la Trasimeno, ti sei presentato con un ginocchio malconcio. Sono tanto contento di riabbracciare gli ex compagni del Ponte Valle Ceppi, visto che oltre alla bellissima annata sportiva era stata anche un'annata a livello personale stupenda, quindi i presupposti sono tutti buoni. Io già 2 anni qui a Pierantonio l'ho fatti con altri ottimi risultati sia personali che sportivi, quindi c'è tutto quello che serve per, no? Perché il mix giusto. Con personalità di la verità, quando hai accettato cosa hai detto in prima categoria, segnerò più di Marco Marri, è vero? Beh, prima che accettasse lui, sì, forse. Giacomo Bruni, quanto conta in questo progetto, anche nella vostra scelta? Sicuramente tanto, è stato noi con Giacomo abbiamo un rapporto ottimo e sicuramente è stato lui la scintilla che ci ha portato qui e credo che uno dei fattori principali, almeno per me, ma credo anche per gli altri, è stato lui, è stato Giacomo. Primo giorno di scuola, Giacomo Bruni si presenta influenzato, si può fare solo meglio. Sicuramente si può fare solo meglio, ma io sono abituato, la prendo spesso, sono come i bambini, quindi sono spesso influenzato.
La soddisfazione di portare a Pierantonio tanti giocatori d'eccellenza che hai allenato, anche e soprattutto perché in panchina c'è Giacomo Bruni. Ma questo sicuramente mi fa molto piacere. È normale che qui a Pierantonio sono arrivato l'anno scorso, a fine dicembre, e ho trovato una città molto seria, organizzata, e sicuramente quando abbiamo parlato non abbiamo parlato solo di finire i 4 mesi insieme, ma più che altro abbiamo parlato anche di futuro, insomma. Questa è una società dove numericamente non sono tantissimi, però sono persone serie, dal presidente Filippo Maggesi, dalla famiglia Fumanti, la loro azienda, dal dottor Maggesi, comunque sia sono persone che vogliono riportare Pierantonio in categorie maggiori. È normale che per fare questo bisogna inserire persone prima di tutto serie, uomini veri e anche giocatori importanti. C'era sicuramente già un gruppo buono, quindi abbiamo confermato le persone che sia a livello umano che a livello tecnico potevano far parte di questo progetto, e secondo me abbiamo messo dentro persone esperte con esperienza e a livello tecnico ci possono dare sicuramente tanto, e anche giovani importanti. Quindi l'obiettivo di questa società è fare bene, possibilmente è normale che vuol dire vincere, sappiamo benissimo che si parte sempre da zero, quindi non c'è niente di scontato, quindi partiremo sempre con i piedi ben saldi a terra, però cercando di sicuramente dare delle soddisfazioni a questo gruppo di persone che mette impegno e denaro, logicamente, perché ci sono degli investimenti, insomma. La difficoltà per te è doppia, perché dovrai fare anche il profeta in patria. Ma guarda, questa è una bella sfida, sinceramente, perché io ho giocato da piccolino qui a Pierantonio, poi sono partito e non ho giocato più qui a Pierantonio. Sono ritornato l'anno scorso da allenatore, dopo un periodo di blackout, di stacco, perché a livello lavorativo non riuscivo a sopportare una categoria come era lì a Ponte Valiceppi. E ho accettato questa sfida qui a Pierantonio, prima di tutto, ripeto, per le persone e per la dirigenza che c'è. E quindi sicuramente mi farebbe molto piacere riportare Pierantonio in una categoria maggiore. Il tutto senza mai scordarsi del Ponte Valliceppi. Sì, credo che sia il minimo. Ricordare con affetto i nostri anni passati lì, è un ambiente meraviglioso dove abbiamo condiviso vittorie e sconfitte, ma soprattutto abbiamo condiviso dei momenti meravigliosi con delle persone speciali. E io voglio dire grazie a nome di tutti, e adesso però testa al Pierantonio e testa al nuovo campionato, alla nuova avventura. Però la domenica, primo risultato che Marco Fanini chiederà, quale sarà? La vittoria. No, era il Ponte Valliceppi la risposta. Io non ho capito. Non ho capito la domanda, rifalla. Occhio, c'è la bicicletta dietro. No. Rewind, vai. Il primo risultato che la domenica Marco Fanini chiederà, quale sarà? La vittoria del Ponte Valliceppi. Il primo risultato che a fine partita Marco Panini chiederà, quale sarà? Allora, prima la Juventus, poi il Milan e dopo il Ponte Valliceppi. E allora, con il sorriso, aspettando che sia il campo a parlare, ecco l'immancabile brindisi ben augurale. Forza,